Salve a tutti da SMT Airsoft, in particolare da S. Oggi sono qui a portarvi l'episodio 11 della rubrica del soldato che, come avete visto dal titolo, andrà a trattare un argomento molto specifico. Vi è piaciuto l'altro episodio, l'episodio 10, sul che riguardava il cecchino, tutta la figura del cecchino. Mi avete però consigliato di essere un po' meno prolisso, quindi per cui cercherò di essere un po' più veloce. Avete già messo sul video tutte le varie categorie che dovrò trattare oggi, quindi scegliete quella che più vi interessa, ascoltatela, anche se vi consiglio di ascoltare e di vedere tutto il video, perché sono cose che servono un po' a tutti. Ora, quali palline utilizzare per cominciare a giocare a Soft Air? Non c'è da comprare assolutamente i pallini di bassa qualità. Ora, ovvio che una persona che comincia non sa quali sono i pallini di bassa o di ottima qualità. Per questo sono qui a fare questo video. Vi consiglio due tipi di pallini che costano molto poco, forse costano anche di meno di 7 pallini di bassa qualità, però lo lasciamo stare, che sono i Garder e gli Sphere. Sia nella variante normale che nella variante bio sono veramente dei pallini eccellenti. Noi ancora tutt'oggi li utilizziamo, mai avuto un problema, sempre avuto un'ottima precisione in fase di sparo, quindi sono qui oggi per consigliarveli caldamente. Cosa circa 7 euro l'uno, Garde si trovano molto facilmente sui siti sammarinesi, gli Sphere, che io reputo migliori, sono un po' più difficili da trovare perché vanno sempre esauriti tipo in 3 giorni, quindi se li trovate io consiglio gli Sphere. Grammatura 0,25, sempre. Perché? Perché è meglio avere 5 metri in meno e sparare molto più preciso che avere 5 metri più e sparare ad minchiam de canem. E dato che parlo latino, qua voglio almeno 15.000 like. Ok. Seconda categoria, i fucile. Con cosa inizio il fucile? AK o M4? Un fucile a cecchino? Rimando al video precedente, dopo a questa domanda non risponderò. O un altro fucile elettrico? Allora, i fucili a soft air sono tutti uguali, ok? Non è che la K spara di meno o spara più preciso l'M4 come vedete in Battlefield o Call of Duty o altre cagate di questo genere. I fucili a soft air sparano tutti uguali, funzionano tutti allo stesso modo, quindi scegliete quello che più vi piace esteticamente. Ora, non vi dirò che marche comprare, però vi dirò che marche per esperienza dovete evitare come la peste, e queste sono la D-Boys e la AEK. Ci siamo sempre fottutamente trovati malissimo, quindi se potete evitatele. La mimetica non è fondamentale per iniziare a software, ma se volete per forza averne una per adeguarvi, per sentirvi più parte del gioco, va bene, ve la consiglio una io. Costa relativamente poco, costa molto poco, funziona molto bene ed è la DPM inglese. Pantalone più giacca originali la trovate a circa 20 euro. Cercate su Google DPM inglese, bang, vi trova tutto quello che volete. Ora, macro categoria, cosa comprare dopo il fucile? Comprate il fucile, la mimetica, ripeto, non è fondamentale. Comprate i pallini, assolutamente obbligatorio comprare la mascherina. Ora, mascherina di protezione per gli occhi. Questo significa che due stili di pensiero, ok? Occhiali balistici, che io non sono riuscito mai a trovarmi bene perché mi si appannavano sempre. Occhiali a rete, ok? Protezioni a rete. Ora, io vado alla seconda categoria, protezioni a rete, perché in questa categoria vi devo sconsigliare assolutamente le maschere chiuse completamente, quindi che vanno a coprire anche le orecchie, perché queste in fase di mira vi romperanno tanti coglioni che non potete neanche capire. Ora,
cosa vi consiglio? Occhiali singoli a rete a maglia larga, non maglia stretta che non vedrete un cazzo, maglia larga. 10 euro costano, perfetti. 10 euro la mascherina, siete comodissimi, freschissimi, quindi godrete l'anima, ok? Cosa prendere dopo tutto questo? Non c'è da comprare il tattico, non è la prima cosa da comprare, assolutamente, assolutamente no. Il tattico è inutile per giocare a soft air, per cominciare a giocare a soft air. Io per 6 anni ho giocato semplicemente con una cintura tattica, dove attaccavo sopra delle varie tasche, ok? Una tasca aggiuntiva con un caricatore aggiuntivo per la mia arma e una tasca porta pallini con dentro la sacca porta pallini, e con questo ho detto cosa vi serve per iniziare a giocare efficacemente. Inoltre, la cosa da comprare dopo che si comprano tutte queste cose non è una pistola. No, dimenticatevi, la pistola soft air non serve a un cazzo, è bella, comoda, appesantisce tutto quanto, quindi vabbè, è bella, bello scarrillamento, potente, cattivo, ma non serve quello. Invece di spendere 100 euro per una cazzo di pistola, spendetene 40 per una cavolo di radio Bao Feng, ve la linko il link in descrizione su Amazon, che è una radio eccellente, ok, con il reattivo PTT, push to talk, premi per parlare e il relativo auricolare. Perché se volete diventare, se volete veramente entrare nelle dinamiche di gioco senza radio, fate un cazzo. Ora. Dopo che avete comprato tutte queste cose, potrete pensare eventualmente di prendere il tattico, e non vi dico quale perché ce ne sono migliaia, tutte le fasce di prezzo online, qui lo scegliete voi, e successivamente potete decidere di comprare batterie, lipo, vi rimando all'altro video, sempre dal pubblico del soldato dove ho parlato le batterie, d'una pistola, un secondo fucile, il fucile a cecchino, eccetera eccetera eccetera, poi quello dipende da quanti voi, quanto avete voi di questi, ok? Penso di aver detto tutto, quindi per cui nel mentre qua il video è completamente morto, ma vabbè, piccoli dettagli. Iscrivetevi al canale, mettete i pollici su, bla 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 bla. Lo sapete già, se cose quanto ormai è inutile che ve lo ripeta. Anche se dopo Miguel probabilmente mi ucciderà. Ma questi sono piccoli dettagli. E ragazzi, al prossimo video action che sto editando ed è una vera chicca. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Aumentare i gradi di difficoltà, allora passate al cecchino. Ora, quale cecchino comprare all'inizio? Io in particolare consiglio sempre di non acquistare assolutamente un Marui. Questo per quale motivo? Non sto dicendo che i Marui sparino male, assolutamente no, come i cecchini sono sicuramente i migliori out of the box all'inizio senza upgrade. Il problema è che ogni cecchino, anche uno Marui, out of the box, non... Vai Paolo! Vai, vai un po' più a destra, non starmi qua, controlla giù.